Siamo presso la sede di Confartigianato Taranto. Stiamo cercando di analizzare il momento terribile del coronavirus sotto l'aspetto appunto economico, considerando i danni, le prospettive che le varie imprese appunto si trovano ad affrontare, e lo faremo con Fabio Paolillo, segretario provinciale di Confartigianato Taranto, e Raffaella Semeraro, che è la responsabile del settore, del comparto degli estetisti, appunto sempre per Confartigianato Taranto. E allora iniziamo da Fabio Paolillo. Parliamo un po' di questa realtà del coronavirus, i danni economici, i risvolti, i riverberi appunto economici su alcune proprio tipologie, alcune categorie produttive. È evidente che questa grave emergenza sanitaria ha accompagnato e sviluppato parallelamente una gravissima emergenza economica, un'emergenza economica nel paese che ha colpito tutti i settori di impresa, però in particolar modo chiede sacrifici enormi alla piccola impresa, alla piccola e piccolissima impresa, con perdite ingenti. Teniamo presente che tutto ciò che non è produzione o distribuzione alimentare, tutto il resto delle categorie è stato pesantemente colpito. Ci sono delle categorie economiche, dei settori economici ai quali è stato chiesto addirittura il sacrificio della chiusura totale. Penso ai servizi alla persona, o alle pasticcerie, o ai ristoranti, ai bar. Ovviamente a giusta ragione, perché l'obiettivo era quello di puntare allo stop del contagio, però è del tutto evidente che senza una prospettiva, una data che oggi non ci può dare nessuno per la ripresa, occorre organizzare una tutela maggiore per queste imprese, per la piccola impresa in maggior modo. Ecco, Paolillo, abbiamo visto una disparità di trattamento tra panificatori e pasticceri. Lei, come Confartigianato, è intervenuto su questa problematica, illustriamola meglio. Questo è un esempio di burocrazia che, ovviamente, visto i tempi veloci che ci sono stati, insomma, provvedimenti tamponi, ha fatto rientrare le pasticcerie artigiane nella chiusura generale, come se nelle pasticcerie si facesse la consumazione dei prodotti. La pasticceria andava trattata allo stesso stregua del panificio. Se io nel panificio, uno ti dà il panino e l'altro ti dà la torta. Io, come giustamente, posso entrare in un panificio mantenendo mantenendo correttamente tutte le regole imposte, il distanziamento sociale ed altro, lo avrei potuto fare anche nella pasticceria. Ti ringrazio per la domanda, perché proprio per i pasticceri stiamo facendo in tutta Italia questa battaglia e aspettiamo ad ore una risposta del ministro Patuanelli, che Confartigianato ha evidenziato al ministro che è un peccato davvero che questa settimana, che è la settimana poi di Pasqua, dove diciamo che per la pasticceria è uno dei pochi momenti dove, insomma, approfondire tutti gli sforzi per avere le entrate, è evidente che si può fare. Certamente il fatto della consegna a domicilio è limitativa, perché le pasticcerie, ovviamente, alle pasticcerie è stato concesso la facoltà della consegna a domicilio, però ovviamente non è equivale, anche nei modi organizzativi, a questo tipo di discorso. L'invito che faccio ai cittadini è quello invece di sostenere, perché c'è una fidelizzazione alta tra il cliente e il proprio pasticcere, e se il proprio pasticcere fa la consegna a domicilio, l'invito che facciamo fortemente è di rivolgersi, di telefonare, di prenotare i dolci pasquali dal proprio pasticcere di fiducia e farseli portare. Prenotateli per tempo, nel senso, già oggi, domani, cominciate a prenotare, in modo che il pasticcere possa organizzare la produzione e la consegna, e così si rispetta comunque la tradizione pasquale. E ora passiamo a Raffaele.
Raffaella Semeraro, che è appunto la responsabile del settore del comparto degli estetisti per Confartigianato Taranto. Un momento davvero atroce, una chiusura senza se e senza ma. Quindi intanto vedere un po' i risvolti che ci sono, considerando anche che il clou, diciamo, della vostra attività è soprattutto quella, diciamo, precedente, che arriva alla stagione estiva, poi magari durante la stagione estiva ci si fa meno, si pensa meno a farsi belli, tra virgolette, perché c'è il mare, perché sono le vacanze e quant'altro. Quindi c'è questo danno. E poi vogliamo affrontare un'altra problematica seria, magari ritorneremo anche su questo con Fabio Paolillo, il discorso dell'abusivismo, perché ci sono attività, giustamente, che devono essere chiuse per decreto, però queste stesse attività sotto banco, appunto in ambito purtroppo di abusivismo, vengono realizzate, quindi con dei rischi enormi, oltre che penali per chi abusivamente esercita l'attività, ma soprattutto per chi ovviamente rischia, chi magari vuole andare dal parrucchiere, vuole andare dall'estetista, e ovviamente con i rischi del coronavirus non si scherza, quindi un rischio anche per, e soprattutto per l'utenza. Sì, infatti questo coronavirus è venuto in un periodo dove già era difficile lavorare, perché sappiamo benissimo che gennaio e febbraio sono i mesi meno lavorativi, quindi non lavorando in quei periodi ci siamo ritrovati a marzo, i 12 marzo, 13 marzo, ora non ricordo quanto, alla chiusura totale, e quindi ciò vuol dire a quello che già c'era dietro abbiamo dovuto mettere anche avanti questa situazione. Naturalmente parliamo di una situazione dove non so quando riusciremo a riprendere, come riusciremo a riprendere. Cambieranno molte cose. Se dovessimo riprendere, prima avevamo un protocollo per quanto riguardava la situazione igienico-sanitario nel nostro centro, d'ora in poi cambieranno molte cose, perché ci sarà un'ulteriore attenzione su tutto quello che si farà. Come gestire la cliente, come gestire il centro estetico e come gestire la situazione di questo coronavirus. Non sarà facile e non sarà per tutti una situazione facile da sostenere. Quello che io dico è che, difficoltà quanto sia, spero che arrivino quegli ulteriori aiuti che dicono dallo Stato per poterci sollevare, se no io la vedo dura, ci saranno sicuramente dei centri estetici dove andranno a chiudere. Di lì poi ci sarà anche un'altra, diciamo, situazione ancora meno, cioè peggiore, nel senso che ci sarà il lavoro nero, più lavoro nero di quello che già c'è. Quindi io quello che dico alla clientela, vi raccomando, se prima era già difficile lavorare, e quindi quello che vi consiglio è andare nei centri estetici specializzati, perché avere la ragazza a casa o andare dalla ragazza che lavora in casa con ulteriori attenzioni che si devono avere, non credo che li potrà avere. Quindi l'igiene innanzitutto, le attenzioni innanzitutto per la nostra salute. E per quanto riguarda il lavoro nero, stiamo facendo delle campagne pubblicitarie su Facebook, e quindi alla voce artigianato le trovate e potete seguirle, tutto ciò che c'è scritto. Bene, torniamo da Fabio Paolillo, intanto alcune parole, il suo pensiero, il suo appello per quanto riguarda il discorso dell'abusivismo del lavoro nero. Beh, ovviamente un artigiano che responsabilmente ha accettato di dover chiudere la propria attività, di sospendere i propri incassi, di dover avere delle rinunce, fare delle rinunce, vedere che comunque c'è un proseguire di un'attività a nero che va in sostituzione della sua, e beh, cornuto e mazziato in questo momento. Scusate il paragone, ma è quello più azzeccato.
E in questo momento ci sentiamo di dover aumentare gli sforzi di tutti, dover chiedere compatibilmente a tutto ciò che di emergenziale c'è sul territorio, agli organi preposti, quindi alla pubblica sicurezza, ai vigili urbani, un controllo mirato anche a questo tipo di discorso. Perché? Per un semplice fatto, un parrucchiere o un estetista a Niro non solo non ha, come diceva Raffaella, i requisiti proprio idonei per questo, ma addirittura aumenta il può essere un vettore del contagio, tranquillamente. Perché non pensate che un lavoratore a Niro torni a casa a disinfettare, il lavoratore a Niro esce da casa la mattina e torna la sera a casa usando sempre le solite attrezzature. Un appello vogliamo fare, lo facciamo tranquillamente con la massima serenità anche ai rivenditori dei prodotti professionali che comunque stanno aperti, di non favorire, di trovare una soluzione per non favorire anche, soprattutto inconsapevolmente, i lavoratori al nero, di verificare chi sta comprando in questo momento, che uso ne deve fare. Perché state attenti, attenzione tutti, perché l'artigiano si sentirà tradito se poi vede che quei prodotti li hanno usati anche gli altri. E poi non è un ricatto, ma se lo ricorderà. Questo è una cosa che ho sentito dire da parecchi. Per chiudere questo argomento è che Confartigianato ovviamente è intenzionato a denunciare con immediatezza alle autorità preposte qualsiasi situazione che può venire alla luce di persone che hanno operato in estetica o nell'acconciatura. In questo momento denunceremo sia l'abusivo che anche l'impresa che furba può lavorare in questo momento con la serranda chiusa o con la porta chiusa in barba al proprio collega che magari sta ossequiosamente mantenendo le disposizioni ministeriali. Un'ultima battuta, Paolino, il suo pensiero sul decreto Cura Italia. Per carità, è una situazione catastrofica a livello mondiale, ma l'uomo della strada dice: ma in Germania le partite IVA in 3 giorni dalla presentazione della domanda hanno ricevuto ciascuna 5.000 euro. Qui c'è il contentino, le briciole dei 600 euro. Certo, quelle 600 euro possono servire a mangiare durante il mese, a sfamare, a soddisfare il bisogno, il sostentamento, no? Però per l'imprenditore e per la famiglia, però, ripeto, c'è molto da dire su questo. Come Confartigianato, sicuramente il decreto è stato preso come una situazione emergenziale, anche questo, cioè ovviamente non è esaustivo, non lo era e non aveva forse neanche le pretese di esserlo. Certamente, non per banalizzare, ma le 600 euro sono addirittura una cifra inferiore a molte provvidenze che vengono date normalmente a chi non lavora. Le 600 euro per un'impresa possono essere di aiuto, non certamente esaustive per poter non pensare a rilanciarsi, ma pensare a far sopravvivere la propria famiglia, perché non ci dimentichiamo che un imprenditore solitamente, anzi quasi sempre, è anche un capofamiglia, c'è la propria famiglia da mantenere, quindi equivale alle stesse problematiche di un lavoratore dipendente in questo momento. E se noi facciamo questa analisi, le 600 euro sono inferiori alla cassa integrazione del proprio dipendente e anche al reddito di cittadinanza. Certamente ci auspichiamo che per il mese di aprile la situazione possa essere diversa. 800. E Confartigianato sta lavorando, però ecco, parliamo di dati certi, perché di numeri ne stiamo sentendo troppi in questo momento e anche alcuni fuori luogo. Ritorniamo da Raffaella Semeraro. La misura dello sgravio fiscale dell'80% appunto sui fitti è sufficiente? Attenzione, se si
con l'anno 2019, cioè tutto in regola con i pagamenti, perché se ci sono dei pagamenti, cioè degli arretrati, non vengono aiutati, quindi come si suol dire l'aiuto non c'è, se vogliamo, perché se uno già non riesce ad aver pagato tutto quello che aveva, con questa legge non avrà neanche il sostegno che dovrebbe avere. Secondo me quello che si dovrebbe fare è fare l'anno in bianco, visto che comunque sarà un anno che, finché non ci sarà una soluzione a questo coronavirus, sarà una soluzione che non si sa quando si riprenderà a lavorare. Dicono decreto su decreto, ogni sicuramente giorno 13 ce ne sarà un altro, perché la situazione, sì, anche se si vede che scende, ma fino a che non ci sarà un soltanto che non si ammala, non credo che questa situazione si risolverà. Passerà anche l'estate. Ora, quello che voglio dire, cambieranno molte cose nel mio lavoro, cambierà il protocollo di lavoro a livello igienico-sanitario, cambieranno il modo di approcciarti con la gente, cambierà il modo di camminare per strada, aver paura. Quindi quello che dico io è che chiudo qui, restiamo a casa per il bene della nostra famiglia, per il bene nostro e di tutti i nostri cari, stiamo a casa. Grazie. Fabio Paolillo, è un momento difficile, ma difficile per gli imprenditori, ma difficile ovviamente anche per i dipendenti. In questa situazione, rebus sic stantibus, in che modo un imprenditore può dare garanzie, può aiutare, può andare incontro ai propri dipendenti? Beh, il nostro sistema di ammortizzatori sociali, quello italiano, è un sistema molto ricco di soluzioni. Da questo punto di vista siamo anche invidiati dall'estero e imitati dall'estero. Per quanto riguarda, per esempio, le imprese artigiane anche con un solo dipendente possono attivare, chiamiamola così, la cassa integrazione, ma si chiama la sospensione lavorativa del proprio dipendente già dal 26 di febbraio fino al 25 aprile, fruendo dell'80% del costo orario lordo del dipendente. Quindi praticamente bisogna rivolgersi al proprio consulente del lavoro, o chiamando in Confartigianato, ci mettiamo noi in contatto col consulente del lavoro, per quanto riguarda fare questo accordo di sospensione, e quindi il lavoratore in quel momento viene tutelato, proprio del denaro fisico. Bisogna aspettare qualche giorno, ma poi ti arriva quell'80% di contributo, e questo lo abbiamo grazie all'ente sistema della bilateralità artigiana, che è uno strumento che funziona molto bene. Poi, per quanto riguarda le altre attività che non sono imprese artigiane, esiste da tempo la cassa integrazione ordinaria e la cassa integrazione in deroga, quindi poi i consulenti del lavoro sanno bene fare il loro mestiere, noi ci collaboriamo molto bene, e in questo momento, ecco, forse il messaggio importante è che in questo momento bisogna rivolgersi, avere la pazienza anche di aspettare, perché i consulenti sono in questo momento molto impegnati, quindi bisogna comunque rivolgersi al proprio consulente e studiare al meglio la soluzione, e magari facendolo anche insieme a Confartigianato, perché noi non siamo alternative ai consulenti, anzi siamo collaborativi del consulente, in quanto abbiamo un interesse comune, che è la sopravvivenza e lo sviluppo delle imprese. Paolillo, ma comunque c'è un problema di liquidità, è proprio questo il punto di partenza? Beh, è evidente che oggi il vero problema di chiunque in questo momento è la liquidità. Voi immaginate come possa mantenersi un'attività, un'impresa, dove ha in questo momento costi fissi e non ha le entrate. Cioè, è una cosa che, insomma, già ai tempi della scuola ci dicevano che non poteva mantenersi. Questa è la situazione di tutti. Poi chi ha un'entrata minima o chi non ce l'ha proprio, ma il problema è che è del tutto insufficiente. Quindi il problema della liquidità è un problema che ci siamo posti subito, e che attraverso il nostro Presidente nazionale abbiamo posto con immediatezza al governo,
E insomma, in queste ultime ore stiamo sentendo che probabilmente porteremo a frutto qualcosa di importante. Ovviamente anche lì c'è da fare dei distinguo, cioè noi abbiamo sentito parlare di una quota fissa da dare a tutte le imprese, indistintamente, senza una verifica. Vorremmo invitare anche il governo a fare attenzione, perché sappiamo tutti che soldi non ce ne sono, quei pochi che ci sono però vanno dati alle imprese, quelle vere, non alle imprese decotte o alle imprese che qualcuno aveva nel cassetto, adesso se le riprende si va a prendere magari 25.000 euro, magari togliendo la quota a qualcuno che invece in questo momento ne ha davvero bisogno. Noi come Confartigianato abbiamo nei giorni scorsi scritto al presidente Emiliano, perché avevamo posto una soluzione che poi è quella, insomma, che sta facendo il governo. Avevamo chiesto alla regione se si potevano garantire dei prestiti al 100%, possibilmente a tasso zero per le imprese, e dobbiamo dire che già il giorno dopo la regione, attraverso l'assessore Boracino, aveva studiato un qualcosa che, insomma, stanno per mettere in pratica, e vuol dire che comunque l'attenzione della regione anche in questo momento c'è. È importante anche il ruolo dei comuni, perché il governo ha stanziato e ha demandato poi ai comuni. No, certamente anche i comuni, parliamo dei nostri comuni della provincia di Taranto, hanno affrontato anche loro in modo emergenziale questa situazione. La stanno portando avanti. L'auspicio che noi facciamo è che ci sia però un coordinamento tra comuni, per evitare che ci siano a pochi chilometri di distanza regole e ordinanze diverse. Ecco, questo magari è un aspetto che sul territorio un coordinamento magari del presidente della provincia o del prefetto stesso è auspicabile. Ovviamente poi noi saremo pronti, perché anche i comuni dovranno recitare un ruolo importante nella fase di rilancio e di ripartenza, e da questo punto di vista non lo si potrà fare certamente da soli, ma necessita, e già qui lo stiamo a chiedere, un coordinamento importante e essenziale con il mondo delle imprese, con la rappresentanza, con le maggiori sigle sindacali, perché poi alla fine sono quelle che portano davvero le istanze degli iscritti. Il territorio ha bisogno del parlarsi in questo momento, perché tanto già viveva una crisi già prima, una grandissima crisi già prima del coronavirus, che quasi ormai ci siamo dimenticati, però noi eravamo già con l'acqua alla gola. Crisi su crisi, ora. Una crisi che si somma a questa, evidentemente la botta è tantissima. Ovviamente poi l'auspicio che noi facciamo è che, uscendo fuori da questa storia, si riveda il ruolo della piccola impresa tarantina in tanti ambiti, in ambito ILVA, ex ILVA, in ambito arsenale, in ambito bonifiche, e tutte queste storie che noi abbiamo lasciato in sospeso, perché travolti da questo cataclisma che c'è stato, sono tutti argomenti da andare a riprendere, perché dove c'è committenza, dove c'è lavoro e sviluppo, si deve far diventare protagonista la piccola impresa, ci deve essere la ricaduta anche sulle imprese locali. Cosa che abbiamo sentito dire con piacere ultimamente, un intervento del sottosegretario Turco, lo riprenderemo questo argomento al più presto, anche con il sottosegretario, per trovare le modalità con le quali la nostra impresa tarantina, quella realmente con i dipendenti, quella realmente con le maestranze, quella realmente che vive il problema e l'economia tarantina, possa avere il proprio contributo e il proprio ruolo lavorativo in questa storia. Ci stiamo confrontando con le varie categorie produttive di Confartigianato Taranto, e siamo ora con Giovanni Palmisano, che è il presidente appunto della categoria
impiantisti termoidraulici, una attività che ovviamente proprio alla luce della sua essenzialità necessariamente può proseguire, quindi è esente, diciamo, dal decreto che ha chiuso tantissime attività. E allora, Palmisano, come si sta vivendo questo momento? Sicuramente è un momento, se vogliamo, anche nuovo, no? Quindi noi non abbiamo mai avuto, per fortuna, fino ad ora avuto la possibilità di affrontare questa situazione qui, sicuramente unica a livello mondiale, appunto, una pandemia, quindi sicuramente una situazione un po' particolare. La nostra categoria è tra le pochissime che può svolgere la propria attività, in quanto ci sono delle esigenze, non si può restare senza acqua calda o senza riscaldamento, quindi abbiamo la possibilità di entrare nelle case delle persone, chiaramente con i dovuti sistemi di accorgimento e sicurezza. Distanze di sicurezza. Lei, Palmisano, fa parte di una realtà Confartigianato Taranto che vi supporta soprattutto in questo momento. Sì, io sono un presidente di categoria e appunto dei termoidraulici e mi onoro di far parte della Confartigianato. Ha già dato dimostrazione, anche se non è neanche il caso di ricordarlo, però è una struttura storica e ha dato già un aiuto a noi e di conseguenza, come abbiamo detto prima, ai nostri dipendenti per avere la cassa integrazione, a noi per supportarci per il futuro, per avere dei sovvenzionamenti, fare in modo tale che le nostre aziende possano continuare a vivere. Vorrei ricordare anche qualcosa che magari non fa parte del nostro territorio, ma della zona di Bergamo, dove i nostri colleghi della Confartigianato, degli impiantisti, insieme agli alpini, hanno costruito in un tempo brevissimo un ospedale da campo che speriamo che serva quanto meno possibile, ma comunque è una realtà. Stiamo cercando di vedere, di analizzare il momento che vivono appunto le categorie produttive ed eccoci ora con Gennaro Mordenti, che è il presidente nazionale appunto della categoria odontotecnici di Confartigianato. E allora, Mordenti, parliamo un po' del momento, che variazioni, che mutamenti ci sono state nella vostra attività? Beh, i mutamenti sono evidenti, sicuramente il momento è particolare per tutti, oltre alla crisi sanitaria che chiaramente ci blocca nel lavoro, c'è anche quella economica, quella importante. I mutamenti sono partiti dalle aziende chiaramente del nord, colleghi del nord, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Piemonte, poi chiaramente si è estesa per tutta l'Italia. Noi siamo una categoria chiaramente che lavoriamo su commissione di altri, come dire, odontoiatri, degli studi dentistici, quindi ancora peggio, perché nel momento in cui gli studi dentistici sono chiusi noi non possiamo lavorare, anche se ci hanno messo nell'elenco delle attività che possono lavorare. Ma alla fine, di virtuale. Qualcosa di virtuale, certo, ma alla fine non abbiamo possibilità di lavorare, anzi siamo condizionati, perché non lavorando la categoria che noi ci dovrebbe dare lavoro, siamo in grossa difficoltà. E non nascondo che nonostante questo noi come attività sindacale, io siccome rappresento tutto il nazionale, siccome il 26 maggio avremo il nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici, grazie al nostro intervento la Commissione europea almeno è stata benevole di rimandare almeno sulla carta. La presidentessa della Commissione europea sanità ha detto che prenderanno in grossa considerazione il fatto di rimandare questo grosso evento, quindi noi comunque continuiamo a lavorare per la categoria. In questo momento forse non sono le risposte che si aspetterebbero i colleghi, perché chiaramente sentendone tanti hanno delle grosse difficoltà, perché tenga conto che nel nostro campo c'è
c'è una, come dire, un investimento molto alto per poter lavorare, quindi si trovano con mutui, finanziamenti alti e non possono neanche competere con queste situazioni. Non ci resta che aspettare tempi migliori, allora quando comunque la macchina produttiva, un po' l'economia, incomincerà a girare, e quindi a quel punto, come dire, ovviamente i benefici, seppur minimi iniziali, si apriranno anche per voi. Sì, anche se ovviamente poi la ripresa è dura per tutti. Io credo che in questo momento le difficoltà di ripresa saranno notevoli, ma non per questo, per fare il disfattista, ma in realtà già lo stato attuale, solo a pensarlo è difficile attuarlo. Noi a livello nazionale sempre stiamo preparando dei contatti, dei webinar o dei contatti via internet per poter cercare di stare molto vicino alle imprese, dialogare con chi ci governa per poter essere propositivi e soprattutto entrare nelle aziende, nelle partite IVA, soprattutto di noi odontotecnici, perché chiaramente la difficoltà è visibile a tutti ed è generale. Il problema è adesso cercare di portarli in questa fase evolutiva ai colleghi, di poter dire ci sarà una ripresa. Certo, in questo momento fare forza, fare forza nello stare insieme, nell'essere propositivi. Sicuramente non abbiamo i soldi come associazione per poter dire, e anche personalmente per dire a tutti i colleghi di aiutarlo, però sicuramente una forza sarà per come prepararci a questo nuovo inizio, perché sarà un nuovo inizio per tutti. Sicuramente stiamo portando delle professionalità a spiegare un po' come poter fare, sicuramente lo stare insieme, la rete d'impresa, sicuramente il poter dire fiscalmente come poter agire, sicuramente aiuto. Io chiedo, ecco, vede, le banche in questo momento non sono delle onlus, le capisco perché hanno bisogno, però se non c'è l'economia non lavorano neanche loro. A me ha fatto piacere che due banche del Barese, due di credito cooperativo, hanno dato la possibilità a tutti, nessuno escluso, dei finanziamenti dai 100 ai 5.000 euro, saranno niente, però in questo momento con un pagamento dell'1% da gennaio. Se lo può fare una banca così piccola, molto vicino al territorio, molto vicino alle persone, io penso che lo potranno fare accadere dal governo alle banche più grandi.